finita. In amore mamma tua, vieni a salutare. Mi voleva fare anche lei un salutino. È vero amore? Mamma c'è il rossetto, non ci possiamo baciare. Amore mamma mia, saluta tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. La mia mamma è bella, io bacio la mia mamma. Bella principessa e mamma tua. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di shopping. Sono felicissima che ho comprato tante cose bellissime. Come sapete io adoro comprare cose, in particolare comprare cose shabby chic. Mi rendono veramente una persona felice. Se non avete visto il video precedente dello shopping compulsivo che ho fatto, vi lascio il link cliccabile qua, insomma in pressione da qualche parte, dove vi ho fatto vedere tante altre cose che avevo comprato, che spesso me lo chiedete anche nei vlog, nei video, vedete delle cosine, dove ho comprato quello, non ho segreti con voi, faccio sempre questi video periodicamente dove vi faccio vedere tutti i miei acquisti, così se volete comprare anche voi ce l'abbiamo uguale. Io non mi prendo collo, non mi dà fastidio, mi piace condividere con voi tutto. Allora iniziamo subito da questi cuscini bellissimi, dolcissimi, tenerissimi, primaverissimi, esterissimi, no vabbè, sono estivi, estivissimi e primaverili, sono carini, super romantici. Sono dei cuscini che mi strappano i capelli. Sono i cuscini a forma di rosa, bellissimi ragazzi, indovinate dove li ho comprati? Maison du Monde, che si prende tutti i miei soldini. Comunque questi cuscini non costano poco, infatti come tutte le cose su Maison du Monde costano 19,90, però sono bellissimi, mi sono innamorata. Ci sono anche bianchi e anche rossi, infatti quelli bianchi tra un po' saranno miei, vi avviso di questa cosa che li voglio prendere anche bianchi, sono bellissimi, sono delle rose, sono particolari, però costano, però sono particolari, e questi li voglio mettere sopra sul letto e sono troppo belli, vi farò vedere poi come li sistemo. Ne ho presi due, uno per me e uno per Max, che sarà felicissimo di avere un cuscino a forma di rosa. Guardate cosa c'è di più bello, troppo bello ragazze. Poi ho comprato, sempre da, vi faccio vedere prima le cose di Maison e poi le altre cose, ho preso questo qua che è un quadretto, l'ho pagato solo 10 euro, ho visto 10 euro, ho detto oddio, vabbè lo compro perché costava poco e mi piace quello che c'è scritto qua. Whatever you decide to do, make sure it will make you happy. Qualsiasi cosa decidi di fare, sii sicuro che ti renderà felice. Che mi piace, perché ogni cosa che facciamo ci deve rendere felici, ci deve piacere, deve fare tutto col buon umore, quindi questo mi rappresenta appieno. Vorrei mettere nella camera da letto, vi farò vedere dove, vicino allo specchio, comunque vi farò vedere poi come sistemerò tutte le cose. Poi ho preso questo qua che per il momento ancora non posso mettere, perché come sapete la mia cagnolina fa pipì dappertutto, soprattutto sui tappeti, quindi io questo lo metterò quando lei avrà fatto 18 anni, quando si fidanza e se ne va di casa, non sto scherzando. Però per il momento che ancora cucciola non lo posso mettere. Comunque qua vicino c'è scritto enjoy, come lo faccio vedere, oddio, enjoy the little things, quindi accontentati delle piccole cose. Insomma oggi sono proprio poliglotta, proprio io e l'inglese siamo una cosa sola, vi traduco tutto. Comunque è molto molto carino, c'ho questi qua tutti appesi ed è bianco e grigio, mi piace tanto. Questo qua è molto grande, lo voglio mettere o all'ingresso vicino alle scale o vicino alla cucina. Questo anche non l'ho pagato tanto, mi ricordo che non costava tanto, quindi l'ho voluto prendere, è molto carino. E poi questo secondo me si può lavare anche in lavatrice perché è tutto di stoffa, quindi evviva. E l'ho preso una quantità abnorme di tovaglioli, che io adoro questi tovaglioli shabby chic, troppo troppo carini, che sono quelli che si usano non per pulirsi la bocca come vi dissi in un altro video, ma per farci le foto, le cose più carine, quando inviti qualcuno a casa. Sono troppo carini, costano 3 euro, che c'è scritto buon appetit ed è grigio, troppo troppo carino. Poi sempre da Maison ho preso delle mollettine a cuoricini utilissime ragazze, che servono per lasciare dei bigliettini per casa a vostro fidanzato oppure per decorare le vostre agende, le cose, ma anche queste qua per chiudere tipo i pacchi di biscotti, le cose. Ma che vogliamo una molletta brutta, vogliamo mettere una mollettina shabby chic, eccola qua. Troppo troppo carina. E poi questi mestolini che sono appunto una così e una colà, una così e una colì, è una con il, insomma una cucchiarella e una quadrata, l'ho pagato 4 euro tutte e due, quindi vabbè si può fare.
Poi ho preso dei fiori, roselline, che a me piacciono tanto. Allora, queste piccoline piccoline costano 30 centesimi, quindi evviva, ne ho prese tantissime, troppo troppo carine. E adesso vi faccio vedere dove le devo mettere, ho comprato anche il vaso. E queste grandi invece, queste qua, le ho pagate 2,59, quindi un po' di più. Comunque molto molto carine, a me piacciono tanto i fiori, shabby chic. Poi da un altro negozio che già nell'altro video vi piace vedere, si chiama Oscar Cerami, l'ho trovato all'Ocean. Ho comprato queste cose, quindi non è uno sponsor. Ho comprato queste rose molto molto carine, sono bianche. E ce ne erano solo due, ne avrei volute di più perché le rose bianche non le trovo mai, le trovo sempre rosse, rosa. Piacciono tantissimo, sono ovviamente fiori finti. E lo stile shabby prevede tutti i fiori per la casa, quindi piacciono. Poi ho preso questo vaso troppo troppo bello, che c'era anche grigio, però bianco è più bello, c'è scritto love sopra, molto molto semplice, di ceramica. E appunto qua dentro avevo pensato di metterci queste rose, però devo un po' accorciare. Oppure cosa dite, quale vanno meglio, le bianche o le rosa per spezzare? Sono tutto bianco. Oppure queste qua, no, queste piccoline forse sono troppo corte, quindi o queste qua, oppure un mix. Fatemi sapere nei commenti. Farò quello che mi dite in maggioranza. Okay. Bel barattolone per metterci dentro i biscotti, è troppo troppo carino. Ed è un colore tipo un beige chiarissimo, un giallino chiarissimo, paglierino, quasi bianco. Molto molto bello sto barattolo, non l'ho pagato neanche tanto, e però come al solito non so cosa metterci dentro, compro barattoli e robe ma non so cosa metterci, che mi piacciono, insomma, non per forza i biscotti, consigliatemi voi cosa metterci. E poi ho preso questo barattolino troppo troppo carino, che è tipo così di vetro, e porta sopra questo cuoricino e questo fiocchettino, un bottoncino bellissimo. Questo lo vorrei mettere o in camera da letto per metterci dentro tipo i gioiellini, è una cosa più sfiziosa invece del solito portagioie. Si può mettere anche una candela dentro, oppure anche dei confettini, dei cioccolatini per casa, ma perché no, utilizzarlo anche per le creme, per i cosmetici, è molto molto carino, mi è piaciuto tanto. Infatti mi sono pentita, ne volevo prendere qualcuno in più, che sono troppo troppo belli, è vero ragazze? Quindi questo è tutto ragazze, questi erano tutti i miei acquisti shopping super shabby chic, spero tanto che vi siano piaciuti, e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, fatemi sapere se ci sono altri negozietti, se conoscete altri negozietti dove posso andare a spendere i miei soldini. Vi piace questo stile shabby chic? Fatemi sapere nei commenti, confrontiamoci, insomma, mi piace tantissimo condividere con voi anche queste cose un po' più personali della mia casa, quindi farvi poi le varie home tour, room tour, farvi vedere come ho sistemato le cose, quindi mi fa tanto tanto piacere, che siamo tutte ragazze, tutte donne, e mi fa piacere confrontarci con queste cose. Io vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!